Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, versione giapponese questa volta, perché ci ritroviamo all'interno di un nuovo evento. Come ben sapete, oggi sono state rilasciate delle nuove Heretics, le Ice and Holy Chasm, se non ricordo male, dovrebbero chiamarsi così, proprio ad indicare il tema principale. Che appunto verrà evidenziato in queste Heretics, ovvero il fatto che sia Yuri che Onion Knight hanno ottenuto la loro X Plus. Questa notte è uscito praticamente il video dove per l'appunto si è mostrato il completo funzionamento di Yuri, e vi posso assicurare che è davvero un ottimo personaggio. Un ottimo personaggio, tanti danni. Utilissimo, che fa veramente tante cose. Cioè, io mi ero riproposto di skippare o comunque di non pullare effettivamente per il mese di giugno. Cioè, se avessi pullato, avrei fatto semplicemente qualche ticket, qualche cosa in generale, ma in realtà Yuri probabilmente sarà l'eccezione che mi strapperà tutte le risorse. Partiamo subito con le notizie, quindi se non sbaglio queste dovrebbero essere le gemme in saldo. Sì, quindi nuovamente i pacchetti di gemme in saldo con armor token annessi. Poi successivamente questa dovrebbe essere la nuova skin di, esatto, di Onion Knight con la versione diciamo tutta glaciale. Caruccia, direi che può essere Caruccia come skin, però a me personalmente non mi fa impazzire. Preferisco Onion Knight con la classica divisa rossa, quindi non mi interesserebbe prenderla a priori. Anche lui al solito, come potete vedere, inclusa con il pacchetto da 9.000 gemme. Classico pacchetto offerta eccezionale con la skin, quindi niente di particolare. Da leggere il nuovo banner che ovviamente ci introduce a quelle che saranno le Heretics. Heretics che si divideranno in tre fasce, le livello 30, le livello 60 e le livello 90, con penso probabilmente annesse Cosmos e Chaos. Queste ovviamente poi le farò per conto mio, ma le registrerò perché ovviamente le porterò sul canale. Poi invece altra novità ben gradita, che ovviamente era quasi prevedibile a dire la verità, Ex di Kefka e Prish in un banner a parte insieme a Raijin, quindi Ex normali senza Ex Plus. Io comunque Kefka l'ho portato lo stesso a livello 70 perché è uno dei miei personaggi preferiti, cioè è uno di quelli che mi piace nella saga dei Final Fantasy. E poi altro banner, quello più importante, quello ciccione, dove abbiamo praticamente Onion Knight Yuri con X Plus e poi anche Ashe messa là in mezzo. Per me questo è un banner un po', come dire, suicida, se possiamo dirlo, perché comunque ho Ashe completa. Onion mi manca la 15 tecnicamente, però posso prenderla quando voglio, per cui non mi faccio neanche grossi problemi. Anche se a dire la verità adesso mi converrebbe paradossalmente, guardate i casi della vita, avere meglio, cioè avere di più la 15 anziché la 35, dato che comunque adesso lui praticamente dà, diciamo, ha un effetto addizionale di danno ghiaccio che può dare anche a tutto quanto il party. Quindi diciamo che effettivamente avere la 15, dato che appunto effettua le raffiche con i colpi di ghiaccio, mi gioverebbe di più rispetto alla 35, che sono dei colpi classici con la spada. Mentre invece Yuri, veramente una ex pazzesca. Già solo, senza, diciamo, senza X Plus, è un qualcosa di fenomenale. Veramente io non so effettivamente come abbiano potuto pensare a fare un'arma X del genere. Vi leggo un attimo giusto le caratteristiche. Ovvero, quindi sblocca l'abilità Clavat Sword, dove praticamente setta il Brave a 0 di tutti i nemici, quindi è la stessa cosa di Sephiroth, fa lo stesso effetto di Sephiroth, quindi riduce a 0 il Brave di tutti i nemici. 5 hit Holy AOE Ranged, Brave più HP AOE Attack, 100% danno, quindi 100% AOE, è già questo. Vi fa capire la potenza. Poi
Poi incrementa il danno ovviamente che viene inflitto se i target sono molteplici, questo mi sembra quasi logico, con un medium amount scritto, quindi vuol dire che aumenterà probabilmente del 10-15%, e tra l'altro ricovera anche io per leggere, praticamente recupera il Brave al party in base ai danni HP che infligge al party avversario, quindi c'è cioè, una cosa pazzesca. Successivamente infligge Holy Resistance Down per 6 azioni, quindi per 6 turni, e attiva su se stesso il Twin Crystal Wielders. Infatti permette una sorta di evocazione per quanto riguarda ovviamente la sua, tra virgolette, amichetta, se possiamo chiamarla così, che poi dovrebbe essere la sorella se non sbaglio, ora non ricordo effettivamente. E tra l'altro... ogni qualvolta che il nostro Yuri utilizzerà la X, recupera un utilizzo di entrambe le sue skill, sia della 15 che della 35. Quindi ditemi voi, e questa diciamo è la X normale, eh? Cioè senza X Plus, cioè già solo con la X normale è una bestia. Poi successivamente il buff unico Twin Crystal Wielders praticamente aumenta a tutto quanto il party attacco max brave e overflow del limite di overflow del 20%, ed ha anche HP regen, cioè ditemi voi se non è una ex OP. Successivamente, quando è il turno di un nostro alleato, ricovera ovviamente al solito, recupera il brave basandolo sul proprio max bravery. Quindi ragazzi, cioè È un'ex pazzesca. Poi ovviamente abbiamo i tre limit break della ex normale, dove abbiamo nel primo che incrementa il danno brave, che ovviamente facciamo. Nel secondo aumentiamo la durata del buff di un turno, quindi al posto di essere due turni, il Twin Crystal Wielders diventa tre turni. E poi successivamente aumentiamo il recupero della ricarica dell'ex di un pochino, quindi la rendiamo più veloce. Mentre invece la situazione con X Plus, addirittura, guardate che cosa succede. Allora, l'evoluzione, quindi innanzitutto aumenta ancora la potenza del Brave in larga scala e permette un overflow addirittura del 120%. Quindi già avete capito bene che cosa vuol dire. Poi, successivamente, se abbiamo attivo il buff Celinka Sprayer, praticamente cambia l'HP in HP Plus, che diventano 2 hit melee Brave più HP e permettono un overflow del 120%, quindi anche l'attacco HP possiede overflow, quindi vi faccio capire già di che cosa stiamo parlando. La sua sfera si chiama Full HP Attack Boost Up e praticamente quando gli HP sono al massimo incrementa la propria max bravery e l'attacco del 5%. Questa è una sfera che è davvero ottima, infatti sarò molto indeciso effettivamente a chi assegnarla, anche perché fa parte del gruppo A. Quindi il gruppo A effettivamente possiede tante sfere. Se Yuri però merita effettivamente di essere portato a viola, cosa che vi assicuro merita, andrà a lui, perché assolutamente va a lui. Mentre invece i limit break della X Plus, abbiamo il primo limit break, che praticamente... la sua passiva Wheel of Fortune si estende quando viene equipaggiata e incrementa il max bravery all'attacco di un medium amount, quindi vuol dire di un buon quantitativo. Successivamente a Limit Break 2 ovviamente partiamo già nel momento in cui comincia la quest con il suo buff che dura addirittura 6 turni, quindi garantiamo al party un max brave up large, quindi molto alto, e il Celinka Sprayer per 6 turni. Mentre invece al limit break 3 abbiamo l'incremento ancora una volta della potenza dell'attacco e l'overflow che da 120% arriva a 150%. Quindi lui sarà uno di quei personaggi che non possiede la ex all'inizio del turno, quindi che non ha già la ex all'inizio del turno, ma ovviamente questo sarebbe stato forse un po' troppo OP, dato che comunque con la ex dà il buff unico, diventa molto più forte e quindi sarebbe stato forse troppo forte. Quindi che cosa facciamo in questo video, dopo che vi ho parlato su grandi linee di quello che succede? Poi ovviamente il level cap dei 70 ve l'ho già detto negli scorsi video, Onion Knight, Ashe, Prish, Yuri, Kefka e Raijin, quindi questi personaggi hanno raggiunto il livello 30. Però che cosa facciamo in questo video?
in questo video mi sembra ovvio che andiamo a pullare. Cioè, ragazzi, Yuri deve essere pullato. C'è poco da dire, ragazzi. Yuri va pullato. Io veramente avevo intenzione di skippare, perché comunque, avendo sia Onion e avendo comunque anche Ashe completa, questo per me è un banner che non ha assolutamente senso. Però, ragazzi, che faccio? Con un ex del genere si deve pullare. Quindi, auguratemi buona fortuna e cominciamo. Partiamo dai ticket. Questi sono i 20 ticket che ci hanno consegnato con le ricompense del report di fine mese, quindi approfittiamone. Oddio, ho visto un connecting, però non penso proprio, ragazzi. Cioè, primo ticket non credo. Ok, va bene. Però è già qualcosa di Yuri, l'elmetto di Yuri, quindi magari è un segno, potrebbe essere un segno. Mi è stato detto che comunque i ticket, diciamo, alcuni preferiscono vederseli tutti e non skippati. Quindi, visto che sono comunque soltanto 20, per questa volta non li skippo. Ovviamente li skipperò magari quando effettivamente diventeranno parecchi, considerando il fatto che dovrò farmare Pandemona, quindi là avrò la possibilità comunque di recuperare, respirare ancora una volta. Quindi anche se spendo adesso per Yuri, secondo me ne vale la pena. È davvero, ragazzi, è diventato un personaggione da avere. E questi sono gli imprevisti che ovviamente il gioco ti mette davanti. Sono gli imprevisti che il gioco ti mette davanti, ma ragazzi, che puoi fare? Che puoi fare? Cioè, devi pullare. C'è poco da dire, quasi pulla. Quasi pulla. Anche se vuoi risparmiare, non è assolutamente il caso. Quindi io veramente consiglio Yuri. Consiglio Yuri perché sarà utile non solo nelle varie Chaos che comunque ci saranno, escluse le Fear End of Dimensions, ma parlo in generale delle Chaos. Cioè, io comunque non posso lamentarmi perché ho anche Ignis, quindi diciamo che come buffer, bene o male, sono a posto. Però ragazzi, un personaggio così, attenzione. Oh, la 35 di Yuri. Cominciamo bene. Direi che cominciamo bene. Io di Yuri non ho niente. Cioè, non ho né 15 né 35, però già la 35 ce l'abbiamo. Quindi direi che è un ottimo inizio. Speriamo di ottenere magari più copie, sia della 15 che della 35, perché così magari risparmio Power Stone, dato che non ne ho completamente. Ne ho due forse, credo. Credo di averne due, quindi neanche più di tanto. Attenzione. 35 di Onion, ma questa già ce l'ho. Avrei preferito la 15 a questo punto, visto che comunque non ce l'ho. Diciamo che proprio se dovessi piangere, almeno piango con un occhio. È una Power Stone, quindi è tutto di guadagnato. E mi va bene così, a dire la verità. Mi va assolutamente bene così. Le Power Stone mi servono, perché maxando comunque addirittura 15 e 35 ed ipotetica ex di Yuri, se ne vanno parecchie Power Stone, qualora ovviamente non dovessi trovare le copie. Anche perché nelle multisummon la probabilità di trovare doppioni è altissima. La probabilità di trovare doppioni è veramente alta, dato che ho praticamente tutti di quel banner. Quindi, beh, i ticket, diciamo che a parte la 35 di Yuri, sono andati male. Però aspetta, un'altra Power Stone. Vabbè, va bene. Però già due Power Stone, direi che ci può stare. Ogni volta che devo pullare le gemme, ragazzi, da dopo Ignis, veramente è quasi un colpo al cuore. Però ragazzi, andiamo, let's go. Orb argentata, doppio loading però senza connecting, quindi non c'è nulla. Cambio veloce, buono, però non è quello che mi interessa. Spero di ottenere parecchie copie delle armi di Yuri a questo punto. Almeno lo posso maxare, tra virgolette, senza spendere Power Stone. L'ex di Yuri!
35 di Yuri, ex di Yuri a prima multi. Sì, ma non c'è stato il connecting. Non c'era stato il connecting. Top. Top. Ex di Yuri a prima multi. Madonna, ragazzi. Cioè, mi verrebbe voglia di fermarmi dal pullare adesso. Mi verrebbe voglia di fermarmi. Perché non avrebbe senso pullare adesso più. Solo che non ho Power Stone. Quindi devo necessariamente pullare. Però, a questo punto, non sono costretto a pullare tutto. Non sono costretto a pullare tutto, ma pullo. Innanzitutto faccio lo screen. Perché, ragazzi, devo fare lo screen. E a questo punto, non vediamo, facciamone un'altra. Vediamo che cosa ottengo. Perché già comunque ho ottenuto un'altra 35. E non è male. E non è male. Ho ottenuto un'altra 35. Non è assolutamente male. Veramente spero di ottenere le armi di Yuri. Cioè, cerco quelle ormai. Perché, ripeto, non ho Power Stone. Non ho le Power Stone, ragazzi. Altra 35 di Yuri. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Me ne faccio ancora un'altra. Devo trovare la 15. Cioè, non la voglio prendere con i Red Token. Dai. Cioè, è squallido prendere... È squallido prendere la 15 dei Red Token. Cioè, dopo che mi hai dato la X, non posso prendere la 15 dei Red Token. Dammela qui, con magari un'altra copia della 35, almeno. Tra l'altro non sto neanche contando quante armi sono. Un'altra 35, ottimo. E la 15. Perfetto. Ragazzi, mi sta andando di lusso. Mi sta andando di lusso. Continuo. Molto probabilmente voglio arrivare ai 100 PD token. Perché mi prendo la Power Stone. Sì. Mi prendo la Power Stone e tutto il resto, ragazzi, conservo. Perché devo conservare. Cioè, alla fine resterei con 5.000 gemme. Non è che me ne faccio molto di 5.000 gemme. Però, ragazzi... Già partire con una base di 5.000 gemme fa. Non so quante sono. 15 di Onion. Ottimo. La 15 di Onion che mi mancava. La 15 di Onion che mi mancava. Sì, a questo punto vado avanti. Vado avanti. Devo andare avanti. Almeno così ottengo già la Power Stone. Non credo di fare anche le ultime 5.000 gemme. Anche se in realtà ormai diciamo che per 5.000 gemme non mi converrebbe neanche conservarmele. Visto che comunque ormai ho pullato, diciamo, ho trovato le armi. Ottimo. Un'altra. Cioè, la 35 l'ho maxata senza Power Stone. L'ho maxata senza Power Stone. Mi è andata veramente di lusso. Mi sono uscite tutte le armi che mi servivano. Tutte le armi che mi servivano. Allora, mi prendo la Power Stone. Mi prendo questa Power Stone e la 15 di Yuri l'ho trovata. Il problema è che praticamente sono letteralmente senza Power Stone, perché anche se maxo la 35 con le armi, ottengo praticamente 4 Power Stone indietro. Ottenendone 4, più penso 4 che riesco a fare, perché ho le 35 da vendere di Onion, faccio 2 limit break. Quindi non riesco neanche a fare nulla. Per cui ormai vado via, faccio all-in, non mi interessa. Tanto il pezzo forte l'abbiamo trovato. Adesso tutto quello che trovo mi fa da brodo e mi serve. Spero di trovare una multi con tante oro. Almeno quello. Veramente, almeno quello. Tante oro, così magari almeno mi maxo 35 dex. La 15, anche se la maxo piano piano, non mi interessa. Veramente, non mi interessa. Eh sì, ma qua mi sa che è un'altra mono oro. E infatti, la 15 di Ash. Peccato ste multi mono oro. Che... Queste multi mono oro non andavano bene. Non vanno bene. Non mi lamento. Non mi lamento perché ho trovato l'ex di Yuri, ma... Potevano andarmi meglio ste multi, eh. Potevano andarmi meglio. Comunque... Ragazzi, che dire, sono felicissimo, ho speso, però
Sono fiero di aver speso su questo banner. Yuri, adesso lo posso maxare piano piano. Mi farò le summon board. Farmerò appunto le sue gemme. Farmerò i suoi ticket. La 15, magari un'altra copia. Cercherò di ottenermela dai Red Token. Magari li spendo qui i Red Token, anche se li volevo conservare, ma preferisco maxarmelo tutto subito, a dire la verità. Per cui che dire, per il momento è tutto. Grazie ancora per aver visto il video, grazie per avermi dato la vostra fortuna, anche se non lo sapete, e ci vediamo alla prossima.